Buongiorno a tutti, sono Marco Labbate, il vice direttore dell'Istituto di Storia di Pesaro e vi porto gli auguri di buona liberazione anche della direttrice Anna Tonelli e del presidente Mauro Annoni. In questo splendido contenitore che la rete degli istituti ha allestito, vi presentiamo tre squarci sulla storia della Resistenza nel nostro territorio. Il primo riguarda una delle prime azioni partigiane di cui abbiamo conoscenza. Il secondo si concentra sul ruolo delle donne durante la Resistenza attraverso una storia esemplare. Il terzo invece riguarderà il conflitto generazionale, ma anche affettuoso, che si instaura tra alcuni studenti e il loro professore. Ve li racconteremo attraverso tre documenti. Ed è anche una maniera per presentarvi in breve un progetto a cui siamo molto affezionati che si chiama Memorie di Marca. Memorie di Marca è una piattaforma scientifica a cui abbiamo dato un impulso, ma è anche altre cose, come tutti i figlioli, anche Memorie di Marca ha preso il volo e ora è una rete che mette insieme gli archivi di diversi enti, come la CGIL di Pesaro, l'ANPI di Pesaro, l'archivio Travaglini. Ma al tempo stesso è anche un laboratorio pedagogico di avvicinamento al documento, ritenendo che il documento sia sì la materia prima dello storico, ma anche un luogo affascinante in cui lo storico, i non addetto ai lavori, possono incontrarsi. Il documento di oggi è una dichiarazione del Comitato Provinciale dell'ANPI di Pesaro Urbino. Si tratta di una dichiarazione datata 17 agosto 1945 e ci parla delle azioni di Giuseppe Mari, tenente partigiano. Mari è stato infatti una colonna portante della Resistenza nel Pesarese. E questo documento in particolare rientra tra le migliaia e migliaia di relazioni, ruolini e dichiarazioni che giunsero nelle mani delle commissioni regionali per i riconoscimenti delle qualifiche di partigiano combattente e patriota. Nella dichiarazione che oggi leggiamo insieme vengono riportate le azioni di Mari dal suo ritorno ad Urbino nel settembre 1943 fino alla consegna delle armi partigiane in mano agli alleati, avvenuta nell'ottobre del 1944. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il territorio pesarese fu il teatro degli scontri per lo sfondamento della Gotica, sfondamento avvenuto nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 1944 e che porterà alla liberazione di tutti i territori limitrofi fra la fine dell'agosto e l'inizio del settembre. Quindi non dobbiamo stupirci se la consegna delle armi in mano alleate avvenga già nell'ottobre dello stesso anno. Dunque, prima di questi avvenimenti, Mari, durante la Seconda Guerra Mondiale, è un ufficiale della 6ª Batteria Costiera di Albinia d'Orbetello e lo sarà fino al settembre del 1943. Il 9 settembre del 1943, all'indomani dell'armistizio, Mari è uno dei protagonisti dei pochi episodi di resistenza immediata contro l'esercito tedesco, per il quale, fra l'altro, sarà insignito della Medaglia d'Argento al Valore Militare. Mari torna immediatamente ad Urbino, dove già nell'autunno inizia ad organizzare la resistenza, indirizzando i numerosi remitenti alla leva verso i distaccamenti partigiani che già militavano in montagna. A questo punto, Mari, consapevole che uno dei problemi principali dei partigiani sarebbe stato il reperimento di armi, decide di assaltare il comando dei carabinieri di Urbino assieme ad alcuni compagni, per appunto reperire quelle fondamentali armi e munizioni che vengono immediatamente distribuite ai partigiani. Mari parteciperà alla lotta partigiana con lo pseudonimo di Carlo Marini e sarà il comandante della 2º Battaglione della 5ª Brigata Garibaldi Pesaro e successivamente, dal 2 settembre del 1944, sarà il comandante della divisione Marini. L'archivio di Giuseppe Mari è un archivio molto prezioso ed è conservato dall'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro Urbino.
È un archivio preziosissimo perché è un unicum per la ricostruzione degli avvenimenti marchigiani, soprattutto quelli della nostra provincia di Pesaro Urbino, e fra l'altro raccoglie numerosissime carte che lo stesso Mari ha consultato per la stesura del suo libro Guerriglia sull'Appennino, che ad oggi, nonostante sia una pubblicazione del 65, rimane una delle ricostruzioni più complete della resistenza nelle Marche. Lida Antinori era una giovane partigiana fanese, morta a 18 anni in conseguenza delle sevizie patite in prigionia. Per ricostruire la sua storia è stato necessario far ricorso ad una serie di fonti molteplici, non solo archivistiche, che ricavano poche tracce di lei, ma anche fonti bibliografiche, testimoniali e visite ai luoghi. Leda nasce a Fano il 17 febbraio 1927, in una famiglia antifascista di commercianti molto conosciuta in città. Aderisce alla resistenza molto giovane, a 16 anni, e diventa staffetta di collegamento tra i vari gruppi partigiani. Avrà un ruolo di capo servizio collegamento nel comando di gruppo della terza brigata del GAP Pesaro. Inoltre, aveva costituito i gruppi di difesa della donna a Sant'Andrea in Viglis, dove era sfollata, e ne diventa la responsabile. Viene arrestata il 20 luglio 44 durante un trasporto di armi e si lascia prendere per far fuggire i compagni. Il documento ritrovato nell'archivio del Partito Comunista segnala alcuni elementi importanti. La data dell'arresto, che in altre fonti è riportata in maniera sbagliata, le tappe della prigionia, prima Nuvolara, Mondolfo, Forlì e Bologna. Bologna, che era stata, diciamo, trascurata da molte fonti, ed è invece il luogo da dove Leda fugge in seguito al bombardamento che colpisce le caserme rosse il 12 ottobre 1944. Quindi a quel momento Leda inizia una fuga travagliata verso casa, che la porta anche ad attraversare il fronte. Nel documento è di nuovo precisata la data, 10 novembre 1944, che è la fine della detenzione di Leda, e si deve intendere per l'appunto come attraversamento del fronte. In quel momento, diciamo, il fronte è nel Forlivese, e Leda nel Forlivese verrà arrestata dopo la liberazione da parte dell'esercito polacco, che verrà liberata solo in seguito al riconoscimento di lei come partigiana da parte di un partigiano slavo. Leda, nonostante la giovane età, è stata una ragazza capace di scelte coraggiose. È stata in grado di non rivelare i nomi durante gli interrogatori e di torture in prigionia. Ha rifiutato di essere liberata nel paese di Nuvolara per evitare una rappresaglia alla popolazione del paese, e alla fine ha chiesto alla famiglia di non esercitare vendette sui delatori. Queste scelte fanno sì che la sua storia sia una storia di sangue risparmiato, come indicava Anna Bravo. Inoltre a Leda va riconosciuto, come a tutte le altre partigiane, il ruolo fondamentale e strutturale che ebbero le loro azioni non armate nella resistenza. Il documento che vi proponiamo è una lettera scritta da 8 partigiani garibaldini a un loro ex professore. È datata marzo 1944 e viene inviata da Zona Partigiana, così la definiscono. È una lettera in risposta a un'altra lettera pubblicata sul giornale curato da questo loro ex professore e scritta da 3 ex compagni di scuola, che dicono di avere bisogno di trovare la forza per compiere la scelta che il fascismo si aspetta da loro, e cioè arruolarsi nell'esercito repubblicano. Ora, questa lettera contiene diversi temi importanti quando si parla del fenomeno resistenziale. Il primo tema sicuramente è quello della scelta. La scelta che questi 8 partigiani hanno fatto, la scelta che i loro ex compagni di scuola sembrano non riuscire a fare. Il tema della scelta è importante, si pensi alla letteratura della resistenza. Il cantore per eccellenza della resistenza, Beppe Fenoglio, nelle prime pagine del Partigiano Johnny, descrive meravigliosamente il momento di questa decisione. Il secondo tema è quello della gioventù, il tema generazionale. La resistenza fu definita una guerra civile tra giovani perché furono i giovani ad animarla.
I giovani che potevano resistere alla durezza della vita in montagna, della vita dei ribelli. I nostri autori dicono di scrivere da una zona impervia in cui sono il freddo e il vento a far loro compagnia. Ma soprattutto i giovani potevano assentarsi dagli impegni lavorativi, dagli impegni familiari, a differenza di chi era più grande di loro. Il terzo tema è quello del rapporto con le generazioni che li avevano preceduti, con gli adulti, e soprattutto per quello che riguarda la scuola. È interessante che la loro lettera si chiuda ricordando al loro professore che è stato proprio lui a insegnare loro a seguire spregiudicatamente e con tenacia la via scelta, nonostante lo definiscano in quel momento un loro nemico. Ecco, forse lo scopo di un insegnante è proprio questo, non tanto indottrinare a una forma di pensiero i suoi allievi, ma insegnare loro il senso critico, la responsabilità e la libertà. E probabilmente sono stati alunni più bravi questi 8 studenti che hanno deciso di scegliere da che parte lottare, anche se è la parte avversa a quella del loro ex docente, di quanto non furono i 3 studenti indecisi che probabilmente decisero di combattere per la Repubblica Sociale.